con Casini, presidente della Pallacanestro Femminile Firenze, dopo un match dell'Under 14, quindi la prima domanda è un po' se sei soddisfatto di come sta procedendo questa prima fase delle giovanili che comunque stanno volgendo al termine. Salve, assolutamente sì, dire soddisfatto è dire poco, perché effettivamente non tanto per il successo che abbiamo avuto oggi, ma più che altro per quanto e come abbiamo impostato il lavoro in questi anni. E questo ci fa piacere perché cominciamo a vedere tutto il lavoro, specie dal punto di vista tecnico, che stiamo ottenendo. Questo, ripeto, ci fa piacere anche perché stiamo costruendo un bel gruppo, ci sembra, sia per quanto riguarda l'Under 14, l'Under 13. Sicuramente abbiamo una buona giovanile che sta iniziando a lavorare bene e tutto si basa sul lavorare insieme e lavorare con tecnici di qualità in maniera trasversale. Ecco, invece per quanto riguarda la prima squadra, si tratta di, ormai siamo oltre metà campionato, siamo quasi a fine campionato anche per la Serie B, ma ormai i play-out sono quasi scongiurati e nonostante un gruppo che ha avuto degli acciacchi, soprattutto nell'ultimo periodo, ecco, è vicinissimo alla salvezza, anche questo è un traguardo molto positivo. Sì, anche questo è vero. Purtroppo devo darti ragione che quest'anno è stata l'annata veramente in assoluto peggio per gli incidenti e gli infortuni, perché l'allenatore Corsini non ha mai avuto la possibilità di avere a disposizione l'intera rosa sempre e comunque, quindi un'ulteriore difficoltà per lui poter capire quali erano le potenzialità iniziali, cosa che però vediamo sta succedendo bene, perché effettivamente la squadra inizia a rispondere molto bene a tutti gli automatismi e agli schemi che sono stati introdotti da Stefano. Ecco, infine un'ultimissima cosa, una considerazione, c'è anche uno sottobosco, gli esordienti, che stanno portando dei buoni risultati alla causa della PFF. Assolutamente sì, e questo fa parte del progetto PFF, cioè quello di collaborare con altre società e in particolar modo il rapporto col Pino, con altre società che ci hanno aiutato e credono appunto nel progetto. Questo ci permette di poter investire sul futuro e sicuramente poter avere nel futuro magari non tre ma forse anche quattro e chissà magari anche più squadre.